Siamo a Lungo Bisegnadiste, praticamente di fronte al cimitero Staiero, di fronte all'ingresso principale, per raccontare una storia di un imprenditore, un artigiano, Amedeo Perasso, vedete qui al fianco, titolare di questa officina Rettifiche Genovesi, un'azienda storica, che però per colpa di autostrade, pensate, degli ingorghi continui e anche per il Covid, è andata in crisi, ha dovuto ridimensionarsi. E adesso ha dovuto cambiare anche sede, prima era in via Damoli, adesso è qui in Lungo Bisegnadiste, in un'officina un po' più piccola, anche diversificare un po' il tipo di lavoro. Innanzitutto Perasso ci racconti com'è andata questo periodo, questi 2 anni di crisi, dal crollo del Ponte Morandi al Covid. Sì, noi dal crollo del Ponte Morandi abbiamo avuto immediatamente grossissime difficoltà per fare i nostri interventi nel settore marino. Perché purtroppo eravamo tagliati fuori quasi dalla riviera del Levante e del Ponente, perché comunque il traffico ci ha penalizzato. La cosa... Raccontava di servizi, insomma, di consegne bloccate o annullate perché eravate negli ingorghi. O tempi incalcolabili per arrivare in un luogo a fare un intervento, quindi ritardi, lamentele da parte dei clienti, e quindi abbiamo dovuto anche rinunciare a dei lavori per riuscire a non mettere in difficoltà il cliente finale. Poi tutta questa crisi si è riversata comunque anche nel settore della rettifica dei motori, che abbiamo sempre fatto, ha servito sempre tutte le officine della nostra zona. Questa cosa qui si è aggravata ancora di più poi quando è scoppiata la pandemia, che prima di tutto ci ha infettati tutti, perché siamo stati praticamente tutti ammalati di Covid. Quanti lavorano in questa officina? Lavoravano? Ecco, eravamo in 7, 8, e 2 persone purtroppo durante il periodo del Covid ci sono mancate, proprio sono decedute. Questa cosa ci ha messo ulteriormente in difficoltà e qui è dovuta stare la mia decisione di ridimensionarmi, quindi di andare via dai locali che avevamo in via Damoli e cercare qualcosa di più contenuto per poter gestire meglio i costi e dedicarci quasi esclusivamente oppure in maniera prevalente nel settore marino, che è l'unico che ci, diciamo, ci premia, anche se ancora oggi abbiamo grosse difficoltà per i vari lavori che ci sono sulle autostrade per riuscire a raggiungere i porti dove noi serviamo i nostri clienti. Dalla parte verso Sanremo abbiamo veramente grosse difficoltà, delle volte ci abbiamo messo anche 4-5 ore per raggiungere da Genova a Sanremo. Le autostrade purtroppo ci hanno bloccato in questa maniera, quindi costi anche incrementati per il personale che mando in giro. Lei da quant'è che fa il meccanico? Ha scelto di fare il meccanico per quale motivo? Beh, io sono figlio di un rettificatore che aveva aperto la ditta negli anni 60 e quindi è da piccolino che sono entrato in ditta e ho cominciato a lavorare con mio padre, mi sono diplomato come perito meccanico e quindi è sempre stata la mia passione questa qua, che per fortuna è anche il mio lavoro.